Maurizio Menicucci, che ha la responsabilità di questo ciclo e incomincia con una cosa molto breve, che è breve storia degli ultimi 13.000 anni. E ti passo la parola. Buonasera a tutti, io sono Maurizio Menicucci, sono un giornalista, sono un inviato RAI del TG Scientifico a Leonardo. I miei servizi non li do solamente a Leonardo, li do a tutti quelli a cui interessano. E fra le mie passioni c'è quella dell'archeologia. Ho avuto molta fortuna perché 2 anni fa mi sono imbattuto, grazie a un editore che mi ha mandato un suo libro, in una storia molto interessante. Stasera purtroppo abbiamo un'ora, ma che è molto poco per quello di cui vi devo parlare, perché quella di cui che vi sto per presentare adesso, con 2 servizi, in maniera tale che abbiate un'introduzione alla materia su cui poi potremo parlare, è considerata la scoperta più importante, dell'ultimo secolo. È importante non per molti motivi, perché apre un capitolo del tutto nuovo, sconosciuto, della preistoria, ed ecco perché il futuro dell'archeologia. In questo senso il futuro poteva sembrare un po' parossistico, no? Insomma, paradossale che si parlasse del futuro del passato, ma è così, perché questa scoperta fatta 15 anni fa apre un capitolo completamente nuovo, ignorato, di un periodo storico molto complesso, molto più complesso di quello che si pensava storico, e dico storico e non preistorico perché sposta anche un pochino il significato del termine storia e del termine preistoria. Adesso vi faccio vedere i servizi così capirete di quello di cui stiamo parlando. Nel 1994 l'archeologo tedesco Klaus Schmidt aveva 20 anni in meno e una certezza in più che gli uomini dell'età della pietra vivessero nelle caverne. Mentre lavorava in Turchia, nell'alta Mesopotamia, si imbatté però in uno strano rilievo che i locali chiamano Göbekli Tepe, la collina panciuta. Cominciò a scavare e quello che ha scoperto lo ha convinto che 11.000 anni fa gli abitanti di queste terre sapessero già costruire strutture monumentali e che anzi, proprio questa attività possa avere contribuito a trasformarli da cacciatori nomadi in agricoltori sedentari, avviando la cosiddetta rivoluzione neolitica che ha portato alla civiltà urbana e organizzata. Göbekli Tepe è un sito del 19° millennio avanti Cristo, un grande tumulo artificiale che contiene molti secoli di storia. Uno dopo l'altro i circoli di monoliti vengono alla luce, per ora una mezza dozzina, ma le indagini geomagnetiche ne hanno individuati almeno 100 e adesso spingono a scrutare meglio decine di alture che si scagliano troppo simmetriche sulla piana di Arran, irrigata dalle acque che l'enorme diga Ataturk sottrae alle Eufrate, regalando nuova ricchezza a un territorio da millenni inaridito. Al centro della provincia è il capoluogo, Urfa, dove un'intensa ricerca di modernità colpisce il viaggiatore almeno quanto la celebre pluralità di culture, divise dai rispettivi precetti ma singolarmente unite nella pratica quotidiana. La postura del cosiddetto Abramo, conservato nel museo di Urfa, e la sua età, 11.000 anni, la statua più antica del mondo, ci riportano su altri siti vicini, come Karan Tepe, scoperta 10 anni fa e finora mai scavata, dove decine di massi alti spuntano dal terreno. Ma il Göbekli Tepe, la dimensione di questi monoliti, identifica come centro spirituale di una misteriosa civiltà su cui i miti della Genesi sembrano convergere con la storia. Ci sarà da scavare per tutto il secolo, assicura che dice il curdo Mahmoud Yilmaz, che affitta il campo ai ricercatori, e aggiunge che i pastori, adesso reclutati come operai e custodi, 4 mesi l'anno, lo hanno sempre saputo. La scienza invece non ne sapeva nulla, perché le grandi sagome umane, con il loro repertorio di rilievi e di sculture, ci dicono che il passato dell'uomo è forse più difficile da immaginare del futuro. Gli archeologi hanno trovato 3 livelli di costruzione sovrapposti che abbracciano un periodo di 2.000 anni del neolitico più antico. Non erano abitazioni, ma un luogo di culto. Forse gli specialisti risiedevano qui in permanenza, ma la maggior parte degli operai viveva altrove, in villaggi sparsi sul territorio.
Qui siamo nella cava di Gobekli Tepe. Tutta questa zona mostra i segni di uno scavo millenario. I gradini sono ciò che rimane dopo l'estrazione dei blocchi e i massi che vedete sono i rifiuti del lavoro. Realizzare delle colonne di 15, 20 e fino a 40 tonnellate senza le tecnologie usate 6 o 7 anni più tardi dagli egizi e dai costruttori di Stonehenge era un'operazione lunga e faticosa. Riteniamo che ci volessero parecchie centinaia di persone a tempo pieno. Questa era una grande impresa collettiva destinata a lasciare il segno della comunità che l'aveva realizzata. L'archeologo Schmid poi me lo ha detto, ci si è imbattuto per caso, ha avuto una segnalazione di rovine che negli anni 60 gli inglesi avevano derubricato come rovine tardo-romaniche o comunque alto-medioevali e di cui nessuno si occupava, è andato e ha scoperto questa qua, ha aperto una porta in pratica, perché sotto queste colline ci saranno molti altri monumenti così. Non voglio anticiparvi di che tipo di monumenti sono, ma avrete capito, quando si parla di monumenti in un'epoca così antica, si parla di monumenti che hanno una funzione sacrale. Questo è molto molto importante. Adesso vedremo perché. Ho parlato dell'eccezionale ritrovamento in Turchia di templi antichissimi, costruzioni che risalgono a 7000 anni prima delle piramidi. Oggi, la seconda parte di questo reportage, chi erano quei costruttori, che tipo di civiltà rappresentavano? Forse erano cacciatori che hanno vissuto un'epoca straordinaria dopo l'era glaciale, quella di una terra dove non c'era bisogno di inseguire prede o spostarsi per raccogliere qualche frutto della terra, una specie di Eden con tutto a portata di mano. Cromlech, così gli studiosi chiamano i perimetri di pietre fitte nel terreno. Se ne trovano in tutto il mondo, ma questi di Gobekli Tepe, i più antichi mai scoperti, mostrano l'incredibile perizia di chi li ha realizzati. Non erano più semplici cacciatori. L'irripetibile fertilità dell'alta Mesopotamia alla fine dell'era glaciale permetteva infatti l'esistenza di comunità ormai sedentarie e più organizzate di quelle tipicamente tribali. La caccia era esercitata da gruppi numerosi e gerarchici che con precise strategie attiravano intere branche di animali in trappola dentro gole e guadi. Siamo davanti a una società complessa e compatibile con un progetto come Gobekli Tepe. È proprio questo che avrebbe indotti all'agricoltura. La costruzione di monumenti può aver funzionato da catalizzatore per sviluppare tecniche di produzione e conservazione del cibo che in parte erano già note. Siamo alle soglie di un grande cambiamento economico e culturale. Anche il simbolismo suggerisce una nuova sensibilità. Gli animali non sono più soli al centro del mondo, come nelle pitture paleolitiche, ma iscritti nelle figure umane. E tutto il vivente è declinato a maschile e aggressivo. Non conosciamo il significato delle immagini, ma sono quasi sempre inquietanti. Fanno pensare che l'uomo fosse destinato a cerimonie di tipo funebre. Schmid è convinto che i resti umani prima o poi si troveranno, insieme a molto altro, perché secondo lui Gobekli Tepe è stata una sorta di scambio ferroviario dell'umanità. Gli studiosi pensano che il passaggio dalla caccia raccolta all'agricoltura allevamento sia avvenuto più volte nella preistoria umana, quando l'ambiente era favorevole. Solo qui nell'alta Mesopotamia, però, la rivoluzione neolitica si è affermata in modo definitivo grazie a due straordinarie coincidenze. La prima è la presenza, allo stato selvatico, di quasi tutte le specie vegetali, in particolare leguminose e cereali, e animali come il bovino, la capra, la pecora, l'asino e il maiale, che ancora oggi formano la base dell'economia rurale nel mondo. E l'altro è l'assenza di barriere climatiche e geografiche che ha permesso la diffusione verso est e verso ovest delle tecniche di sfruttamento del territorio. Forse fu questa transizione che causò alla fine dell'ottavo millennio il seppellimento del sito. La collina è artificiale, non può essere la sedimentazione naturale. L'interramento dei circoli è stato deliberato qui come in altri siti meno importanti del territorio.
perché l'abbiano fatto i Kings, gli stessi costruttori o degli invasori, per cancellare anche il passato dei vinti, non lo sapremo mai. Ma gli esperti dicono che il clima qui stava cambiando, che l'Eden, forse troppo sfruttato dai cacciatori, era al tramonto e fu abbandonato, nascondendo ciò che si lasciava nella speranza di un ritorno. Ma se il ricordo è individuale e scompare del resto, il mito, dicono gli antropologi, è la memoria culturale di una civiltà e può durare molto a lungo. Mammut, infatti, lo ripete a tutti. Lo raccontava già mio nonno e suo bisnonno, Urfa a tre cuori, uno curdo, uno arabo e uno turco, e Göbekli Tepe era sacra a tutti e tre. Che fossero capaci di fare opere del genere, non solamente la struttura monumentale, ma anche una figura plastica così, con tutti i muscoli in evidenza, no? Se avete presente un gatto quando sta per balzare, che ha i muscoli che si ritirano e lasciano scoperte le costole. Ecco, l'artista che ha fatto quella figura, quel felino, aveva osservato ed era capace di rappresentare quello che aveva visto a quei livelli. Ed è una cosa impensabile. Allora, chi è che ha fatto questi monumenti? Là ci sono delle parole chiave. Questi monumenti li hanno fatti dei cacciatori. Mi sentite? Dei cacciatori. Avrete notato che io dicevo non si sono trovati, perché l'ha detto Schmidt, l'archeologo, tra l'altro è morto purtroppo un anno fa, mi aveva detto non abbiamo trovato segni di case, di insediamenti, né effimeri né stabili. Quindi siamo davanti a un popolo che ha fatto una civiltà, una cultura, un gruppo di persone che ha fatto queste opere, che rientra da un certo punto di vista nella, diciamo, categoria dei cacciatori raccoglitori, senza insediamenti stabili. Abbiamo già detto che la datazione è di circa 11-12 mila anni fa, la parte più antica, non dura neanche molto, dura 2000 anni. Da un altro punto di vista, la prima cosa che colpisce gli archeologi è che una civiltà nomade sia capace di fare un monumento del genere, perché un monumento del genere va edificato. Ce ne sono circa, ne hanno contati una cinquantina così, perché scavarli è molto difficile. È difficile perché, per come sono sepolti, è difficile perché la Turchia concede con centellina molto i permessi di scavo. Ovviamente Schmidt è un tedesco, opera con l'università, mi pare sia di Berlino, però i permessi di scavo dei tedeschi sono molto molto limitati, se vanno fuori dall'area assegnata sono dolori. E poi lì, oltretutto, io purtroppo, come ogni giornalista, non sono capace di grandi previsioni, perché avevo detto che da millenni le tre civiltà abramitiche convivevano in pace, e infatti 2 anni fa si vede quello che succede, diciamo, proprio in un territorio, in un'area critica, nel senso di crisi. Io penso che dovrò tornare lì a maggio, a Gaziantep, ma non so bene come farò, perché è un'area percorsa da ogni sorta, come avete visto anche oggi, di gruppi l'un contro l'altro armati, quindi è molto problematica. Per fortuna non è il tipo di rovine che possa attirare gli interessi dei terroristi islamici, perché dal punto di vista dell'arte in sé non hanno un grandissimo significato, e comunque loro non sarebbero capaci di capirlo sicuramente. In realtà hanno un'importanza storica più che artistica, anche se poi parleremo, se ce la facciamo, anche di questo, di arte. Questi monumenti, secondo gli archeologi, secondo gli esperti, perché sono stati fatti? Sono stati fatti, hanno sicuramente una funzione, non chiamiamola religiosa, perché non siamo ancora, anche dalla religione a un'evoluzione, siamo comunque a un livello sacrale. Avete visto che queste colonne sono uomini, sono figure antropomorfe. Perché lo sono? Perché intanto si vede perfettamente che hanno le mani che fanno così, incrociate davanti alla cintola, e hanno una cintola, quindi sono figure antropomorfe. La disposizione a cerchio è tipica di un periodo lunghissimo, è praticamente tipica della mentalità, se vogliamo, dell'Homo sapiens, perché non è possibile che sia altrimenti, in quanto si ritrovano in ogni parte del mondo, quindi non sono un portato culturale che poi si è diffuso, ma sono un modo evidentemente di rappresentare in maniera concreta, materiale, delle esigenze. Quali esigenze? È molto probabile che qui siamo davanti a un culto totemico, cioè
è tipico delle civiltà di cacciatori e raccoglitori avere dei totem che rappresentano i gruppi familiari, quindi i principali nuclei, i più importanti nuclei della tribù o dell'insieme di tribù. Questi culti totemici poi via via danno luogo a dei siti dove si compiono i culti funerari. Apriamo una piccola parentesi: Schmid è morto prima di riuscire a dimostrare che, ad avere delle prove materiali, la sua intuizione che questi fossero luoghi deputati a una particolare pratica funeraria, che è quella dell'esposizione del cadavere in un posto alto in maniera tale che le fiere possano cibarsene, spolparli e dopo raccogliere le ossa e inumarle. Però ci sono molti altri luoghi successivi, molto più recenti, in cui queste pratiche, in tutta la Mesopotamia, in Iran, comunque in un'area più vasta che sta lì intorno, sono attestati e dimostrati, per cui è molto facile pensare che qui siamo all'origine, alla nascita di questi culti, ma qui siamo all'origine di molte altre cose. Perché è molto molto probabile che qui, e poi vi dirò perché vi dico qui e non in altri posti, che qui siamo di fronte un po' a un'inversione, no? Del principio di causa e di effetto. Cioè, prima di scoprire Göbekli Tepe, la scienza, la storia pensava che, anche io ho studiato così, tutti quanti di voi penso, l'uomo prima si insedia, fa la casa, quindi sviluppa le sue attitudini a una società urbana, diciamo così, organizzata, e poi, una volta che ha elaborato delle tecniche di costruzione, le applica in grande per fare i monumenti. Ma qui siamo davanti al contrario, cioè siamo davanti a delle comunità nomadi, anche se nomadi a corto raggio, poi vi spiegherò anche perché, che fa dei monumenti. Quindi è chiaro che c'è da pensare che abbiano prima elaborato delle capacità di costruire questi edifici che sono megalitici e poi le abbiamo applicate per farsi le case. Non solo, ma un principio di causa e effetto anche dal punto di vista dell'economia. Perché? Abbiamo detto che questi monumenti vengono 7.000 anni prima delle piramidi, vengono 8.000 anni prima di Stonehenge. Stonehenge è un cromlech, quindi è un cerchio di pietre. Abbiamo detto che, come vedete, si conferma che questo tipo di monumenti durano moltissimo nella storia della preistoria umana e sono diffusi dappertutto. È evidente che è molto difficile pensare che i costruttori di Stonehenge possano avere ereditato qualche nozione tecnologica da chi ha costruito questi Göbekli Tepe e altri monumenti che probabilmente ci sono nella zona, anzi sicuramente due o tre posti ci sono. Anche se non è impossibile che ci sia stata un'influenza, poi anche vi spiegherò, anzi me lo spiegheranno quelli che verranno nelle prossime puntate di questa storia. Ma per fare questi megaliti, questi monumenti megalitici, tirando su, quindi scavando, tracciando nella roccia, scavando dei solchi, poi facendo saltare le incisioni, quindi questi blocchi incisi, come si fa, no? Quando si scava da una matrice, farli emergere, tirarli su e trasportarli in cima alla collina, su tronchi, senza avere tecnologie, non poteva che richiedere una sola cosa: la forza muscolare di centinaia di persone. Centinaia di persone è molto improbabile. Centinaia di persone che continuavano a lavorare, perché per fare 50 di questi monumenti qua, evidentemente avevano delegato gruppi di uomini, gruppi di persone a fare solo questo lavoro di edificazione e di manutenzione e di riparazione. Fra l'altro si nota dei resti intorno, che è anche il lavoro di estrazione dei blocchi, non era sempre efficace, molti pezzi molto spesso si rompevano, se si rompevano non è che si potessero rimettere insieme, si passava a fare un altro blocco, quindi il lavoro andava a monte, quindi un'operazione continua che richiedeva centinaia di braccia, e queste centinaia di braccia, dicono gli esperti, con la caccia e la raccolta non li puoi mantenere, perché la caccia e la raccolta sono episodici, sono casuali. È vero che siamo di fronte a cacciatori molto organizzati,
cioè che non cacciano un animale, due o tre persone contro un animale, ma individuano il branco, lo costringono a seguire delle traiettorie, lo bloccano in una valle e lo massacrano. Quindi sono capaci di uccidere decine e decine di animali. Sono territori che storicamente hanno percorsi da grandi mandrie e di ungulati, e questi cacciatori organizzati che cacciavano con decine di gruppi, probabilmente addirittura con tribù coalizzate, nel momento in cui alcune rotte migratorie facevano passare le mandrie in quel posto, erano capaci di ammazzarne centinaia. Sì, ma questo non vuol dire che potessero conservarle e renderle poi sfruttabili dalle maestranze, perché ovviamente non potevano conservare la carne. Per cui ci risiamo, l'economia di caccia e raccolta non è sufficiente, e allora gli esperti pensano, è una cosa incredibile dal punto di vista della trasgressione logica, è una rivoluzione, pensano che proprio l'esigenza di costruire questi monumenti megalitici possa in qualche modo aver indirizzato le tribù che vivevano in quel luogo verso un cambio di economia che si chiama neolitizzazione. Cioè, queste comunità vivevano, e qui c'è un'altra parola chiave che voglio ricordarvi, la parola chiave è mito, Eden. Qui siamo nell'Eden, qui siamo nell'Alto Eufrate, siamo nella parte sud-orientale della mezzaluna fertile, dove la Bibbia localizza il mito dell'Eden. Ora, il mito è la memoria delle culture, la memoria passa, il mito dura. Perché? Perché il mito passa come racconto, come favola. E quindi, in qualche modo, allegorizza degli eventi storici. Vi dicevo, mito dell'Eden. Qui siamo in un territorio che è alla fine dell'ultima glaciazione del Burmiano, cioè verso i 15.000 anni fa, è molto ricco, perché il ritirarsi dei ghiacciai lascia enormi quantità di acqua che a loro volta fertilizzano il terreno e fanno formare enormi quantità di biomassa. Per biomassa si intende vegetali e animali. Allora, le comunità di cacciatori del Paleolitico, abituate ovviamente a grandi ristrettezze dal clima alimentari, si trovano di fronte a un Eden. Perché? Perché tale e tanta la quantità di vegetali e di animali che non possono, allungano la mano, cioè scagliano magari la freccia, scagliano la lancia, ma lo fanno lì intorno, non devono fare centinaia di chilometri ogni anno per seguire, per cacciare, per individuare rotte più favorevoli o la presenza di boschi da sfruttare, hanno tutto quanto lì intorno, loro non sono molti e questo materiale è inesauribile. Per cui cominciano, passano, e questo è il Mesolitico, è un periodo che dura anche 2-3 mila anni e di cui non si parlava prima, si pensava che si passasse dal Paleolitico al Neolitico, cioè dalla caccia raccolta all'allevamento e agricoltura. No, non è così. Il Mesolitico è durato molto e dura molto in proporzione alla ricchezza del territorio, perché nessuno ti costringe a diventare agricoltore e allevatore. Se c'è tanta roba, io continuo a cacciare. Vero è che non devo più fare grandi distanze per cacciare, rimango in un'area di 200-300 km e attingo senza grande sforzo, ripeto, allungo la mano e colgo il frutto della terra. Ecco il mito dell'Eden. E qui probabilmente è capitato proprio questo. Io dico qui e non da altre parti, perché secondo un grandissimo scienziato che si chiama Jared Diamond, nel cui solco tutti quanti noi lavoriamo, io come giornalista, Schmidt come archeologo e tanti altri, anche se nessuno lo nomina, ma ha tracciato, ha aperto una porta incredibilmente interessante e importante, Diamond, quando ha detto che la neolitizzazione, cioè il passaggio fondamentale dell'umanità dalla caccia e raccolta, dalla caccia si raccolta all'agricoltura e allevamento, è avvenuto più volte nell'umanità. Dovunque l'ambiente o le pressioni ambientali o altri fenomeni culturali, questo è incredibile dal punto di vista, diciamo, della lettura storica moderna, perché qui è un fenomeno culturale che può aver facilitato il passaggio da una fase all'altra e non l'ambiente, o forse una concomitanza tra esigenze culturali e l'ambiente. Comunque questo passaggio è venuto più volte in vari posti dell'umanità, e lui individua anche, ma solamente qui ha avuto futuro. Perché? Perché qui c'erano, l'ho già detto, ma lo ripeto perché è un concetto molto importante,
qui c'erano quasi tutte le specie, il 90% delle specie animali e vegetali che ancora oggi noi sfruttiamo, che sono la base della nostra agricoltura, cioè della nostra economia. Lì c'erano lo stato selvatico, la pecora, l'asino, il maiale, il cavallo, non mi ricordo quali altri, la capra, e ancora più importante, perché arriva prima l'agricoltura dell'allevamento, ancora più importante, ci sono tutte le specie di leguminose e di cereali che ancora oggi fanno, cioè il farro piccolo, il farro medio, il farro grande, il miglio, i piselli, quindi c'è tutto. Allora è molto facile che, come è successo, che ci fosse uno sviluppo tale di questa economia che non si reggeva solo su una specie o due, ma che era molto ampio come ventaglio, da permettere che fosse tramandata. Ma poi c'erano anche delle facilità geografiche e climatiche, perché queste specie, le specie vegetali e animali selvatiche, hanno delle limitazioni geografiche e climatiche molto importanti. Io non posso prendere una pecora che vive in Mesopotamia e portarla in Scandinavia, muore. Lo stesso vale per i vegetali, ma la Mesopotamia e l'Anatolia sono un ponte naturale, per cui che ha permesso la diffusione di queste economie, delle tecnologie e delle specie su cui si basa l'economia neolitica, sia verso est che verso ovest, perché non ci sono barriere. Il mare non è una barriera, il Mediterraneo non è una barriera, anzi è un ponte. Che cos'è un ponte? Un ponte è un mare, il ponte eusino dell'Esponto, ponte è un mare in greco, no? Ma è un mare piccolo. Perché i greci, come tutti i popoli di mare, identificavano il mare con tanti termini diversi. Mare grande, mare piccolo, mare grande è Okeanos, mare piccolo è Ponto, mare paludoso è Pelago, no? Peleg, Belgio. Viene dal Belgio, Belgio viene dalla parola Peleg, probabilmente, dall'accadico ugaritico. Allora, il Mediterraneo è un mare in mezzo alle terre, Mediterraneo. È un mare in cui appena lasci il porto ne vedi subito un altro, un'altra costa, specialmente se bordeggi, e quindi ha facilitato la trasmissione molto rapida, ne parlerà poi Maggi, una cosa incredibile, in pochissime centinaia di anni, non la cultura, ma gli uomini stessi, dall'Anatolia sono arrivati da noi qua in Occidente portando nelle loro barche gli elementi di questa nuova cultura neolitica, cioè portavano un sacco con i semi e avevano la pecora e il fuoco, e sono sbarcati qua da noi e hanno neolitizzato un panorama che era mesolitico, cioè praticamente ancora paleolitico, ma ne parleremo dopo. Torniamo a Göbekli Tepe. Qui abbiamo questa grande novità, questa grande rivoluzione. È una grande rivoluzione anche perché se la scienza non sa di cosa si parla, non sa che cosa cercare, una volta che si apre quella porta tu sai cosa cercare, e infatti noi avremo qua la prossima volta Andrea De Pascale, il quale sulla scorta di quello che ha trovato Göbekli Tepe in pochi anni è riuscito a fare questo, ha trovato decine e decine di posti che attestano questo passaggio culturale importantissimo, cioè un passaggio che è avvenuto come lì, quindi è un omogeneo a quello che stiamo vedendo a Göbekli Tepe in tutta l'area anatolica, e che è servito come nido, come culla per la neolitizzazione di tutta l'Europa e di tutta l'Asia. Ci sono molti altri posti, vi dicevo, in cui questo passaggio è avvenuto, ad esempio in America, ma siccome si basava in America del Nord e separatamente in America del Sud e forse anche in America Centrale, ma erano territori piccoli il cui sviluppo, cioè la cui agricoltura e allevamento si basava su una specie o due, e oltretutto c'erano barriere geografiche e quindi climatiche fortissime. E allora queste neolitizzazioni locali non hanno avuto futuro, sono poi regredite, anche perché l'uomo, sfruttando il territorio, ha creato le basi perché questa esperienza terminasse, perché quando l'ambiente non regge più, l'uomo non solo l'esperienza finisce, ma l'uomo deve anche andarsene via. E infatti Diamond ha fatto un altro libro, quello che si chiama Collassi, in cui elenca numerosi collassi che l'uomo ha provocato quando ha sfruttato troppo il suo ambiente. Allora, questo, come vedete, qui ci sarebbe da parlare per mesi, e oltretutto gli scavi si sono bloccati da quando purtroppo l'area è diventata un'area di crisi, è l'ultima cosa a cui si pensa l'archeologia. Io vi dicevo che questo non interessa, ovviamente, questo tipo di rovine non interessano ai terroristi, però
insomma, è evidente che è meglio non continuare a scavare e fermare tutto, perché potrebbero anche interessare, non si sa mai quello che si può scoprire. E dunque, questo, come vedete, questa scoperta è interessante dal punto di vista storico, dal punto di vista scientifico. Le tecniche di costruzione, diciamo, sono molto molto importanti. Non sappiamo, non abbiamo ancora ricostruite, non sappiamo ancora come, però è probabile appunto che si trattasse di operazioni completamente manuali, che richiedevano, quindi, ricapitolando, una logistica, un approvvigionamento per le maestranze che lavoravano continuo e quindi un passaggio. Ora, non è che non dobbiamo pensare che fossero sconosciute queste tecniche di coltivazione e di allevamento. Perché? Perché il mesolitico è proprio una fase di adattamento. Cioè, i cacciatori e raccoglitori, che ci sono ancora oggi, perché in alcune aree purtroppo sempre più piccole del mondo ci sono comunità di cacciatori e raccoglitori. Ad esempio ci sono i Khoisan, i cosiddetti. Khoisan è un gruppo linguistico, noi li conosciamo come Goshimani, no? In Africa, sono cacciatori e raccoglitori puri. Ce ne sono altri, per esempio, in Asia, che vengono protetti e risalgono addirittura alle prime ondate di colonizzazione sapiens dalla parte asiatica. Ci sono, per esempio, dei fenomeni che sono molto interessanti, perché guardando il presente capisci come poteva essere organizzata questa comunità di costruttori di Gobekli Tepe. Cioè, il fenomeno si chiama rancherismo e consiste in una tipologia economica di caccia e raccolta, ma non casuale, ed è quella che fanno i Lappoli, i Sami. Cioè, i Sami cacciano, seguono nelle loro migrazioni i branchi di renne e di caribù, ma non è che li caccino casualmente, seguendoli hanno imparato a gestire queste mandrie che sono formate da decine e decine di migliaia di esemplari, e quindi sanno quando è il momento di prelevare i vecchi maschi, sanno quando è il momento di prelevare i cuccioli, sanno quando è il momento di mungere le giumenne, le vacche, le femmine, e così via. Quindi è una gestione equilibrata, perché sanno che non possono attingere in maniera casuale e squilibrata, perché comunque la mandria finisce, cioè fanno un'economia sostenibile, non cacciano, non fanno quelle cacce che vi dicevo, che si suppone facessero all'inizio questi costruttori di Gobekli Tepe. Hanno una gestione oculata. È probabile che i costruttori di Gobekli Tepe avessero esercitassero una caccia totale ad alcune specie, ma su altre avessero cominciato già una gestione oculata. Probabilmente riuscivano in qualche modo a gestire in maniera oculata, addomesticando capre e pecore o seguendole. Cioè, ci stiamo avvicinando all'allevamento, ma l'allevamento ha un punto, diciamo, centrale. Io impedisco all'animale di migrare, cioè metto una staccionata e lo tengo fermo. È lì che si verifica l'addomesticamento vero e proprio, ma non arriva improvvisamente, arriva probabilmente dopo qualche millennio di gestione oculata della risorsa selvatica. Ed è probabilmente i costruttori di Gobekli Tepe avevano questo tipo di economia, cioè gestivano in maniera oculata le risorse del territorio. Lo stesso per i vegetali. L'addomesticamento del vegetale presuppone, parliamo del cereale, che probabilmente è il primo. I cereali sono i più addomesticabili, infatti le esperienze di passaggio al neolitico, di neolitizzazione, si chiama anche rivoluzione neolitica, e si chiama sempre di più rivoluzione neolitica, perché è una vera e propria rivoluzione rispetto ai criteri economici precedenti e sociali. Le altre neolitizzazioni nel mondo si basano sempre su cereali, sul mais, che è un cereale, quindi è confermato che la famiglia dei cereali ha delle caratteristiche molto molto adatte all'economia umana. Quando si arriva all'agricoltura, che è la prima domesticazione, precede anche quelle verso gli animali, vuol dire che l'uomo ha notato che ci sono dei cereali mutanti che non lasciano cadere il seme per terra quando sono mature, come capita ai cereali selvatici, i quali ovviamente non è che possono contare, non contano sul,
sulla semina umana, fanno tutto da soli come fanno le piante, per cui a un certo punto il cereale quando è maturo lo spiga, lascia cadere il seme per terra e poi il seme ridarà, rigermoglierà dando un'altra generazione di piante. Alcune piante, alcuni cereali mutano e non si aprono, non sono descenti come si dice in botanica, trattengono il seme. Che andrebbe perso, perché poi finisce per essere bruciato dal sole, insomma, è una pianta che di per sé, come tutte le piante, sarebbe lungo il discorso sulle mutazioni anche, come tutte le mutazioni sono quasi sempre negative, è difficile che siano positive. La percentuale di mutazioni che è positiva nell'evoluzione delle specie è minima, il più delle volte sono, il 99,9% sono, delle volte sono negative, cioè ammazzano l'animale, l'individuo in cui si manifestano. Qualche volta sono, non influiscono, sono neutre, rarissimamente sono efficaci, quando danno all'individuo che lo porta una caratteristica che per caso, il caso purtroppo è importantissimo nel concetto di evoluzione, per caso si sposa con la modifica dell'ambiente e rende l'individuo più adatto a un certo tipo di ambiente di evoluzione. E quindi questa è la mutazione. La mutazione dei cereali che trattengono seme è negativa, ma è l'uomo che la fa diventare positiva, perché si accorge che se prende la pianta che non ha aperto il seme, se la mette in tasca, la tasca non c'era ancora, ma quello che poteva essere la tasca di allora, e se la va a seminare in un altro posto, ha addomesticato la pianta. Perché? Perché se raccoglie tutte le piante che in quel momento non si sono aperte e le porta in un posto e le mette sottoterra e poi ci mette l'acqua sopra, queste piante cosa faranno? Questi semi delle piante germoglieranno tutte quante nello stesso momento, la volta dopo. Quindi lui ha imparato due cose. Uno, ha imparato come sfruttare le piante mutate. Due, ha imparato a sincronizzarle. Perché di solito le piante selvatiche non sono sincronizzate. Se uno volesse fare che, trattare con una coltivazione un campo di piante di cereali selvatici, impazzisce, perché non aprono tutti quanti nello stesso giorno. Non sono sincronizzate. I campi dei cereali domesticati sono sincronizzati. La sincronizzazione degli animali e dei vegetali è uno dei pallini dell'uomo fin dall'inizio. Quindi l'uomo aveva già capito che in caso di necessità poteva integrare la caccia e la raccolta spontanea, casuale, seminando, e lo fanno molti cacciatori, raccoglitori, per esempio in Amazzonia, cacciano e allevano, ma integrano con delle piante che si portano dietro, che seminano, raccolgono, bruciano, perché bruciare hanno capito che fertilizza il terreno, e vanno in un'altra parte, smontano le loro tende e vanno in un'altra parte. Ritorneranno poi in quel posto dopo un lungo ciclo, quando quel posto sarà ritornato fertile, cioè quando verrà riassorbito la spremitura, cioè l'intensità con cui l'uomo ha premuto il terreno per ricavare il da vivere. Ecco, allora, non è immediato il passaggio, l'uomo sapeva già cosa fare, come trattare alcuni semi e come, diciamo, sfruttare la relativa mansuetudine di alcuni animali. Ma chi glielo faceva fare? A faticare. Perché, attenzione, La caccia e la raccolta sono molto meno faticosi. Non pensate al fatto che i cacciatori devono mettersi a correre al mattino e devono inseguire con la lancia, no, perché erano cacciatori organizzati, intelligenti, loro individuavano, vi ripeto, i branchi di animali, li costringevano a seguire alcuni percorsi e poi li massacravano, non era molto faticoso, diventava una carne piena mattanza. Faticoso invece, ed è dimostrato che sia così, faticoso è coltivare, faticoso è allevare, ti spezzi la schiena col freddo, col caldo. È faticosissimo. E infatti le comunità di agricoltori, le prime comunità di agricoltori e allevatori hanno dei problemi fisici ma molto 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 più evidenti delle comunità di cacciatori e raccoglitori di pochi millenni prima. Hanno un sacco di malattie, intanto sono molto più piccoli. I paleolitici, i grandi cacciatori che mangiano solo carne, adesso non vorrei che l'OMS mi inseguisse, mi facesse, ma è così in realtà, insomma, a quell'epoca la dieta carnea rendeva, del resto se l'altezza da noi è aumentata di 20 centimetri, l'altezza media degli italiani, non è perché facciamo tanto sport, sarà anche per quello, ma soprattutto perché è cambiata la dieta. E io ero in Giappone 2 anni fa, in Giappone hanno ancora i cartelli in cui ci sono i wanted, no? Cioè le persone ricercate, e c'era un manifesto in cui c'erano le generalità di alcuni ragazzi ricercati per terrorismo. In Giappone erano tutti alti più di 80. Quindi il fatto che i giapponesi siano piccoli
è dovuto anche alla dieta. Adesso che hanno cambiato dieta sono molto più alti, sono altissimi, sono più, praticamente a livello di giovani, quelli nati dopo gli anni 80 sono tutti quanti alti, molto più alti dei genitori. Quindi la dieta è importante e i cacciatori del Paleolitico e del Mesolitico avevano delle corporature, erano enormi, rispetto poi alle generazioni successive, ai popoli che praticavano agricoltura e allevamento, che avevano problemi di alimentazione perché comunque avevano meno proteine e poi perché soprattutto la fatica era molto molto maggiore, perché avevano un'alimentazione che era molto più ricca di zuccheri dei popoli precedenti e quindi avevano anche dei problemi di carie, e perché la convivenza con gli animali trasmetteva loro delle malattie che prima non esistevano, come la tubercolosi ossea. E infine, per un quinto motivo, perché erano socialmente ed economicamente più organizzati e quindi non uccidevano, non lasciavano morire gli individui più deboli o malati, ma li curavano. E questa è anche una cosa molto importante. Però, in generale, questo si rifletteva poi su una composizione, passo una epidemiologica molto più complessa e problematica di quella che invece caratterizzava gli uomini del Paleolitico. Comunque, tornando a noi, questi qua conoscevano alcune tecnologie alimentari di pressione, di selezione, di coltivazione, di allevamento, quindi di sfruttamento più intensivo, ma chi glielo faceva fare? Nessuno, perché il territorio era un Eden, bastava allungare la mano e loro non dovevano arrabattarsi a fare altro se non era richiesto. Lo fanno nel momento in cui, per costruire questi templi, devono mettere insieme centinaia di persone che lavorano tutto il giorno. E allora cominciano a sfruttare di più e sempre di più tecnologie che conoscevano, ma che, di cui non sentivano il bisogno. Probabilmente, a un certo punto, la ricchezza del territorio favorisce un incremento demografico molto molto forte. E a quel punto, perché è sempre così, quando il territorio è favorevole, è una regola animale, non è una regola, cioè quando il territorio è favorevole gli animali si moltiplicano, e anche l'uomo, che è un animale, specialmente in quel momento in cui è ancora molto legato all'ambiente, comincia a moltiplicarsi, si stabilizza, perché le civiltà nomadi non possono fare molti figli, ovviamente, no? È una contraddizione in termini, perché devono spostarsi, costa molto spostarsi. Invece si sedentarizzano, cominciano a fare molti figli, la pressione sul territorio, anche in concomitanza con dei cambiamenti climatici che si chiamano dryas, cioè c'è un alla fine del periodo glaciale comincia un periodo appunto di grandi caldo tropicale, la tropicalizzazione del clima, che però viene contraddetta in un periodo per un millennio, c'è un ritorno al freddo molto brusco e molto, molto breve che si chiama dryas. È probabile che questo ritorno al freddo abbia di nuovo inaridito il territorio e quindi costretto queste popolazioni ad adottare in pianta stabile, non più solamente per la necessità contingente di edificare questi templi, ma proprio perché non si poteva fare diversamente, la minor disponibilità di ricchezza vegetale e animale del territorio li ha costretti a passare in pianta stabile all'economia di allevamento e di agricoltura, che rappresentano proprio un tentativo di sfruttare di più il territorio, di spremerlo rispetto a una caccia e una raccolta casuale. Non ci siamo, torniamo al fatto invece del tempio. Perché si edificavano questi templi? Questi templi si edificavano appunto per onorare la memoria degli antenati. Probabilmente avete visto che sulle colonne ci sono degli animali. È probabile, animali fra l'altro in atteggiamento aggressivo, sempre aggressivo. Perché? Perché probabilmente sono gli animali. Non perché sono aggressivi di per sé, certamente ci sono serpenti, ci sono cinghiali zannuti, ma è probabile che vengano espressi dall'artista con una facies particolarmente incombente, aggressiva, appunto perché ha dipinto degli animali che vengono lì attirati. Mi sto riportando le teorie dello scopritore di Gobert Hinton Pedy Schmid, animali che vengono attirati lì dai cadaveri in esposizione e quindi devono. Se li mangiano, poi lasciando, lo fanno anche gli indiani, lo fanno un sacco di comunità, è molto diffusa l'esposizione dei cadaveri alla scarnificazione. E
Quindi sono animali aggressivi, li possiamo anche identificare perché l'artista è molto bravo, abbiamo appunto vipere, perché si vede che sono vipere, non sono serpenti qualsiasi, sono leoni, leoni e tigri in quell'area, mi sembra strano, ma ho chiesto ai locali, fino al principio del secolo, forse anche di più, c'erano leoni e tigri in quella zona. Ed erano anche animali molto imponenti, perché era la tigre del Caspio, che dopo la siberiana è la più grande che ci sia. Quindi sono animali che hanno avuto una loro continuità fino a pochissimo tempo fa. Probabilmente solamente la guerra, le guerre che si sono succedute, perché purtroppo lì sono, non è solo una questione, non è solo l'oggi che porta a queste guerre, ma sono aree da sempre devastate da passaggi, da scontri di culture e di civiltà. E quindi probabilmente questi culti erano diffusi, ma nel momento in cui l'area, diciamo, di riferimento di queste tribù si restringe, perché non c'è più necessità di andare molto lontano, il territorio comincia a essere ricco per ritirarsi dei ghiacci, e queste tribù percorrono tratti sempre più brevi, cioè si avvicinano a qualcosa che è idealmente sedentario, fanno del nomadismo di piccolo cabotaggio, chiamiamolo così, cominciano a frequentarsi una con l'altra, no? Perché ci sono, voi sapete che è tipico, no, dei luoghi percorsi, avere degli incroci, dei luoghi d'appuntamento, dei siti d'appuntamento, li trovi dappertutto, nel Sahara per esempio, dove che è il luogo percorso da carovane da sempre, c'erano proprio dei punti di incontro, fare carovane dove ci scambiavano i beni, perché poi alcune tribù si specializzano, io faccio il formaggio, tu fai un'altra cosa, te lo scambiamo, e così si integrano le economie, si scambiano anche le culture. È probabile che lì a un certo punto si sia creato, parliamo di un'area, siamo nell'Alto Eufrate qui, precisamente siamo intorno a una città che si chiama Urfa, vi ho detto, si chiama Urfa, si chiama San Liurfa, si chiamava Edessa, si chiamava Ur, si chiamava Uruk. Io gli ho detto cinque nomi che sono altrettanti millenni. Quella città, e di nuovo siamo nel mito, quella è una città che ha cominciato a essere sacra e poi è rimasta sacra nella memoria ed è rimasta sacra nel passaggio da una religione all'altra. Quella è la città sacra alle tre religioni abramitiche, perché come Ur è la città di Abramo, sia per i cristiani, sia per gli ebrei e anche per gli arabi, solo che gli arabi pensano che ci sia nato Abramo lì, mentre gli ebrei cristiani pensano che ci sia arrivato partendo dalla Caldea. Ma comunque questo vi dice che è la città sacra. Quindi il ricordo, il mito permane all'interno di questo territorio. Perché permane? Perché è lì che è nata la civiltà, la nostra civiltà. Cioè la civiltà urbana è nata lì. La civiltà dell'allevamento, l'economia dell'allevamento e dell'agricoltura porta all'accumulo dei beni, perché si raccolgono i frutti del territorio, si raccolgono, si mettono da parte, si scambiano. Quindi si creano delle categorie, il contadino, il mercante, il re, il sacerdote. Quindi è una società che comincia con questa economia a gerarchizzarsi, a creare anche i poveri ricchi, a creare gli scribi, quelli che sanno fare queste figure, sono scribi poi, perché qui sono artisti, poi diventano scribi, perché questa diventa scrittura. Questi segni, questi animali, diventano poi scrittura, attraverso un passaggio successivo di simbolismo, eccetera, diventa scrittura. Anzi, Schmidt pensava che fosse una scrittura questa qua. Lui pensava già che questi animali avessero un significato preciso, che fossero un racconto. E in effetti, quando ti trovi davanti, avete visto che c'è un leone a un certo punto, no? C'è un leone sbalzato. Questo leone, qui non si vede tanto bene, ha intorno tutta una serie di altri animali che sono un racconto. È difficile non pensare che sia un racconto. Mentre lui me lo spiegava, io ho visto il racconto, cioè ho visto il fumetto. Non sapremo mai cosa volevano dire. Questo purtroppo è una cosa su cui dobbiamo rassegnarci. Nonostante la continuità di pensiero, di simbolismo, di attitudini dell'Homo sapiens, che siamo noi e che erano già loro ovviamente, perché siamo tutti sapiens, la civiltà si è sviluppata in questo senso solamente nell'ambito del sapiens, non possiamo sapere né cosa volessero dire questi segni, né in generale che cosa vogliono dire dei segni che si ripetono in tutte le culture umane sapiens del mondo, come la mano, il piede, la spirale, non sappiamo cosa significhino. Eppure esistono, fanno parte del substrato della nostra intelligenza, della nostra coscienza. Non sappiamo mai cosa significano, ma forse sono veramente forme di scrittura. Quindi
è probabile che ci fossero in quest'area molti siti monumentali come questo di Göbekli Tepe, ma è probabile che poi questo qua sia diventato il più importante. Perché? Perché era espressione della tribù più importante. Vedete che cominciano a gerarchizzarsi nel momento in cui una popolazione comincia a riconoscersi in un territorio, ed è il primo passo della formazione di identità di una nazione, di un concetto incipiente di nazionalità. Quando un popolo comincia a identificarsi in un territorio, ovviamente comincia anche a gerarchizzarsi. Perché? Perché assume più importanza nell'ambito di quel popolo la tribù che caccia di più, che alleva di più, che probabilmente è situata, domina una parte più favorevole di quel territorio. Questa tribù avrà anche più individui, perché le tribù più ricche si moltiplicano anche di più. C'è un legame proprio di causa ed effetto fra la demografia di un gruppo e la sua ricchezza. Quindi, avendo più braccia, fanno templi più importanti. È molto probabile che questo di Göbekli Tepe, su cui noi abbiamo messo le mani fortunatamente, sia comunque il tempio più importante o l'area templare più importante. È difficile immaginare che una zona che abbia un 50 e forse addirittura 100, perché le indagini geomagnetiche suggeriscono che possano essere un centinaio questi circoli di megaliti, sia passata inosservata fino ad oggi. Questa è probabilmente la parte templare più importante di questa antichissima civiltà, che noi chiamiamo civiltà, ma cui sicuramente non spetta il titolo ancora civiltà, perché sfugge a una classificazione del genere. Così non possiamo dire che siano paleolitici, perché sono cacciatori e raccoglitori, ma non solo, sono anche agricoltori e allevatori. Sono una civiltà di mezzo. Abbiamo fotografato l'umanità in un momento di transizione, lungo e molto lungo, ma comunque di transizione, e quindi sfugge a tutte le classificazioni. Ma le classificazioni sono solo convenzioni nostre, in cui noi cerchiamo di inquadrare e spiegare le cose. Non c'è mai una vera transizione, è un film continuo la storia umana. Qui, in effetti, se questa è scrittura, mi avventuro in una riflessione che forse potrà sembrare un po' eterea, ma è così: se questa è scrittura, come sosteneva Schmidt, allora questa è storia, non è preistoria, perché la preistoria, sapete che la differenza tra storia e preistoria è quella di non avere documenti scritti, ma questo è un documento scritto, ma non sappiamo leggerlo. Quindi forse qui l'ulteriore elemento rivoluzionario di questa scoperta è che illumina, porta indietro la storia più che far avanzare la preistoria. Comunque, quello che è fondamentale è che ci fa illumina un periodo storico che è lontanissimo e per noi era non solo sconosciuto, ma era totalmente poco interessante, perché non avendo elementi per capirlo, e lui si studiava, a un certo punto l'uomo passato ha deciso che gli conveniva mettersi a zappare il terreno ed allevare capre piuttosto che inseguire, che cacciare le capre selvatiche e raccogliere quello che gli dava la foresta. Non è così, è una cosa molto complessa, ed è complessa per tantissimi elementi di novità che riguardano tutte le discipline, probabilmente anche la matematica, perché è possibile che avessero dei calcoli che facessero delle soluzioni abbastanza precise dei rapporti di peso. Tanto per dire, come facevano a far rimanere in piedi, avete visto queste colonne, sono alte 4-5 metri, non è facile fare stare in piedi. Loro facevano una base, cioè scavavano nel terreno roccioso una piccola base, non so come si definisca, se c'è qualcuno che mi dà una mano in termini costruttivi. Un basamento, ma è una fondazione, sì, piccola, però sufficiente, cioè non di più perché gli costava fatica, e non di meno, quello che è staticamente sufficiente a mantenere in piedi la colonna incastrata. Sono principi ancora oggi. Sì, però sapere che li applicava 12.000 anni fa stupisce veramente. Come dico all'inizio, prima di Schmidt, anche lui pensava che 12.000 anni fa gli uomini facevano con la pelliccia, come si vede, e gli antenati e abitassero nelle caverne, che tra l'altro nelle caverne, come vi dirà poi, uno, non hanno mai abitato nelle caverne, non gli conveniva assolutamente abitare nelle caverne, perché sono un ambiente malsano che dà solo reumatismi e problemi, ci tremo gli animali d'inverno nelle caverne. Sono lasciamo spazio alle domande, oppure perché domande ce ne sarebbero molte da dire. Ecco, sulla fine di Göbekli Tepe, il vero mistero non è tanto oggi l'inizio di Göbekli Tepe, ma il fatto che a un certo punto noi vediamo questi monumenti. Dunque, non so se all'inizio c'è stato un po' di lentezza nell'avviare le immagini,
noi cercando Gobel Tepe, perché ovviamente per arrivarci abbiamo dovuto perdere una giornata e mezza, sono tutte uguali quelle colline, spaventoso, ti perdi molto facilmente, e i locali, quando ci sono, perché non è che ci sia molta gente, ti sviano, perché non vogliono che tu saccheggi questi, c'è un ricordo, come diceva questo curdo, c'è il ricordo dei che sono luoghi sacri, no? Che sono la collina degli indiani, loro lo sanno che lì sotto c'è qualcosa, e quindi ti sviano. Noi cercando Gobel Tepe abbiamo trovato delle colline, che infatti dicevo, poi le guardi con occhio diverso, perché capisci che non sono colline naturali, ma sono delle protuberanze di templi coperti. Abbiamo trovato altri monoliti che affioravano dalla terra, altre teste, altri questi monoliti attivi. Ci sono, più piccoli, ma li abbiamo trovati. Ce ne saranno tantissimi lì, solo che bisogna cercarli, e adesso non è facile. Ma questo di Gobel Tepe è sicuramente il più importante. Altri importanti c'erano, ma li hanno sommersi quando hanno fatto le dighe, purtroppo. Che abbiano un valore in sé, secondo me, non è così. Quando ne scopri uno capisci molte cose, poi sono un pochino come le anfore romane, che ne trovi una per tipologia, ne trovate tutte quante. Però è molto interessante riuscire a capire, scandagliando bene, quando saremo venuti a capo di tutto quello che c'è sotto Gobekli Tepe, secondo me avremo anche trovato l'interpretazione, molti misteri, molti quesiti che ancora sono sospesi. Per esempio troveremo se effettivamente ci sono dei luoghi in cui buttavano le ossa una volta spolpate, e così capiremo, e avremo la prova che sono dei sacrari dedicati al culto degli antenati. E capiremo anche, si spera, perché a un certo punto li seppellivano tutto. A qui ci sono due teorie. Schmidt sosteneva che in realtà non si è trattato di un seppellimento finale. Cioè, l'ipotesi più normale è che quando tu trovi un tempio che è coperto da detriti, che non sono naturali, è una copertura comunque volontaria, e che sia arrivata un'altra civiltà, e che abbia abolito tutto, abbia fatto una damnatio memoriae, quello che si dice, cioè abbia sconfitto gli occupanti precedenti, e poi abbia anche cancellato più che poteva le tracce, le loro tracce dal territorio. Secondo Schmidt non è così. Secondo Schmidt questi cerchi di megaliti venivano colmati, distrutti, quindi colmati nel momento in cui finivano. Cioè, secondo lui, queste culture cominciavano il cerchio, poi lo arricchivano di megaliti, quando completavano la circonferenza, facevano crollare sopra questa circonferenza delle masse di detriti già pronte ai bordi per seppellire tutto. Perché io ho chiesto, non lo sapevo probabilmente. Poi c'è invece alcuni altri, per esempio, quella c'è un archeologo, un prehistorian turco, che è un ragazzo che era con noi, che poi se l'è vista molto brutta, fra l'altro, perché lo hanno acchiappato, lo hanno messo in carcere, insomma, perché è un alawita e quindi è considerato un eterodosso dal punto di vista islamico. Poi oltretutto è anche, insomma, non nascondeva le critiche al governo Erdogan, per cui se l'è vista bruttissima da lui e la moglie. Comunque, lui sosteneva che invece non è così, lui sosteneva che è arrivata un'altra civiltà molto diversa, di cui ci sono le tracce in quell'area, e quindi ha sconfitto i precedenti, cioè i costruttori di Gobel Tepe. Allora ci sono due alternative: o sono stati loro, nel momento in cui scappavano, a voler in qualche modo salvare la parte più sacra della loro cultura, seppellendola, nascondendola, oppure sono i nuovi arrivati che hanno avuto appunto distruggere, secondo una ben nota e diffusa e comune damnatio memoriae, i quindi che li avevano preceduti. Grazie.